Ci pensa il Brasil. Stiamo. Appena in tempo. È in pausa. Sì, io sono davanti a Discord. Cosa devo fare se non aspettare la tua merda di chiamata? Cosa stai facendo? Attiva webcam. Attiva webcam, per favore. Attiva. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Attiva un po'. Aspetta un attimo. Basso, sei basso? Non sono basso, sono altissimo. Ora vai bene. Pinocchio, figlio mio! Sei nato da un ceppo e adesso guarda, cammini sulle tue gambe. Sei drogato. Come stai? Come sto? Che giornata? Volevo fare quattro chiacchiere alla dottor Tenma. Mi sono alzato così, è la seconda volta che mi ci dottor Tenma. Sai che è Tezuka? Sì, Astro Boy, giusto, Astro Boy. È suanatom, per essere precisi, ma passo anche il nome in italiano perché sei un coglione. Allora, siccome oggi ho sostituito il buon Nanni a ostare il versus meraviglioso che avete fatto te e Matteo Agostinelli. Sì, è questo che mi dà nervosismo, perché Agostinelli è un altro creator di Evox. Stai confondendo i due Matteo Ago. Dai, uno dei 300 talent di Evox da 5 spettatori che abbiamo deciso di mettere nel mucchio per fare confusione sugli streamer grossi. Mi piace questa polemica. E comunque, fatto sta che potevi anche evitare di castare la roba della pill, perché mi hai dato il nervoso dall'inizio della giornata e io mi aspettavo di trovarti soltanto a mezzanotte a rompermi coglioni. Castare, lo sai cosa mi viene in mente? No, di quello che stavi dicendo prima, che non me ne frega un cazzo che cosa ti viene in mente. Hai presente quei diademi che si mettono nell'ano? Quei diademi con lo stantuffo che premi nell'ano e poi ti vedi bello il culo della fia col diamante nel culo. Achievement giornaliero messo, hai parlato di buco di culo. Andiamo con l'ospite, dai. No, egg. C'è una fissazione. Quando sento castare, pensa al diamantozzo, pensa a Poli col diamantozzo nel culo. Che poi è sintetico, è di plastica, chiaramente, è un diamante vero. Ma perché ti dà fastidio la parola castare? È la parola necessaria, invece di fare... No, giuro, pensa a quello. Fare la telecronaca con castare, quello sì che è un termine utile. Perché vuol dire proprio quello che hai fatto. Cosa, Mario. Succede una cosa. Questa è una felpa che mi ha mandato Barengo. Però che puoi fare? Tipo, faccio così. Era bello. Cosa stai facendo? Hai attivato hai anche la torcia del telefono attiva? Che fai? Lo fai ballare nella tasca. Minchia. Se non puoi fare anche così. Queste sì che sono soddisfazioni. Tu non scrivere bellissimo perché vuoi soltanto dargli corda, perché non è bellissimo, ha fatto una cosa completamente ordinaria. Se no puoi fare anche questo, guarda Mario, ti faccio vedere. Ma non dobbiamo fare altro? Che cazzo me ne frega di sta roba? Vedi, questa è la tua foto, la metti qua, io ti tengo sempre con me. Vedi? Andiamo Mario. Hai scelto proprio la foto che mi dà fastidio far vedere a tutti. Utilizzate tutti la stessa foto. Vi siete organizzati, Mario, per darmi fastidio. Ci sono andare allo zoo, Mario? No, non voglio andare allo zoo. Voglio che Mario, tu spegni quel cazzo di telefono e cominciamo Talent Scout. Il nostro amore è veramente forte. Che ne dici di fare questo? Iniziamo Talent... No, non se ne parla. Sei un pazzo squilibrato completo. Hai fatto l'intervista a qualcuno oggi? Ti sei divertito? Sì, ho intervistato Gianfranco Petali, che è un ragazzo che gestisce un ippodromo, ed è molto interessante effettivamente. Ha raccontato come funziona l'ippodromo, le scommesse, e poi abbiamo sentito un ex, possiamo dire tossico, un ex scommettitore. Franco Petalo, hai detto? Petali. Franco Petali. Gianfranco Petali. Ma non so se lo trovi, perché comunque non è un detto. Petali. Beh, fai risentire tutta la live dal minuto zero, per favore, se puoi. No, sto controllando se si chiama così oppure stiamo perdendo tempo qua. Intanto aggiungo il talent di oggi, se stai zitto. Fai bene? Quello... No, stai zitto tu. Ne ho due, hai butto dentro tutti i tuoi. Si chiamava Alessandro Roia. Alessandro Roia si chiama l'ospite di oggi, non Gianfranco Petali. Sono Mario, so tutto, io sai. No, non è che so, non c'entra nulla il teatro. Non voglio essere preso in giro quando ti dico com'è andata oggi. Tu mi dici è andata bene e mi inventi l'ospite. Aspetta un attimo, che non potevi dire una volta una cosa seria, visto che sei appena uscito. Aspetta, Mario! Questo non è burnout, questo è direttamente depressione. Pronto? Ciao ragazzi.
Prontissimo, buonasera. Ciao, ciao a tutti. Fate webcam e iniziate. Apri gli occhi e non iniziare a urlare che siamo appena entrati. Dai, ciao. Sì, ma sta sistemando le tegole, Dio mio. La classica rotellina del buffering di cui non si vede la ceppa di incredibile. Invece... No, lui è quello che l'ha appena attivata. Abbassa volume se puoi, Dio Madonna. No, lui invece che non riesce ad attivare la cam. Tu bravissimo. Ciao, sono Mario Sturgnolo, piacere. No, sì. Aspettate che stacco gli alert. Se stacchi gli alert. Io mi sono presentato. Vabbè, a me farebbe niente. Molto piacere invece riuscire a attivare la voce. Ciao, piacere. Mi chiamo. Oh, figlio di tratte. Pronto? Mario, aiuta un attimo il buffer. Ma state tutti laggati qua. Ah, ok. Sistema il buffer. Allora, innanzitutto quello sopra di me, ciao, mi chiamo Mario. Ciao, piacere, Nico. Minchia, che soddisfazione, ciao Nico, ciao bello mio. Allora, per quanto riguarda Meteor, mi senti Meteor? Sì, la sento fortissimo. Allora, ascolta, quello che stai tentando di fare la stai fallendo miseramente, perché probabilmente tu sei in live in questo momento, giusto? No. Giusto? Però c'ho OBS, sì. Senti, mi ascolti per favore, ascolta. C'è OBS occupato dalla pelle. Perché tu devi Eccoci. Ciao. No, non c'è bisogno, vabbè, di prostrarsi. Non è nemmeno un inchino, che cosa ti stai ficcando il piede nel culo? Va bene, abbiamo cominciato. Non mi ha umiliato, è riuscita ad accendere la camera, ragazzi, era proprio quello che stavo cercando di consigliargli. Ma perché bisogna sempre parlare di uno che umilia l'altro? Va bene, allora ragazzi, partiamo subito con delle domande che vi fanno ambientare. Meteor, quanto è difficile essere uno streamer nero in Italia? Impossibile. Mi chiamo sempre Gilberto Nana in live. Hai una carnagione completamente diversa da Gilberto Nana, ma poi che... Sì, però mi ci chiamano così, ma il bello poi, no? Sì. Mi è sembrato di vedere mio padre, sono andato a Romix recentemente, me lo sono ritrovato davanti, mi sono girato, mi sono ritrovato un quadricipite grosso così, sì, no? Sì, è bello grosso. E per un attimo lui, pensavo di ritrovarmi col culo spanato. Ma chi è sto stronzo? Io non lo conosco. No, non è uno stronzo, è il ragazzo del meme, la gente come noi non molla mai, il calciatore. Ah sì, vabbè, è uno che faceva il pallone d'oro di TikTok. Casino della Madonna, comunque. Sì, anche al casino. Va sì, bene. Però, diciamo, è complicato, ecco, anche col black humor, diciamo, non la prendo molto bene. Io te non prendi bene il black humor? No, cioè, la prendo, però quando continuano a dirlo, no... 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni e poi mi rompo il cane. Vabbè, come tutte le cose. Sì, esatto. È come la pasta asciutta se tu la mangiassi mezz'ora dopo quello che hai mangiato prima. No, è come mangiare pasta asciutta ogni giorno. Hai completamente sbagliato il paragone. Cioè, era così semplice. E comunque sì, tu dici che il black humor per quanto possa essere... L'umor nero. Possiamo chiamarlo anche umor nero. Ti permetti, coglione, ha detto che gli dà fastidio è la traduzione di black humor, non sto definendo humor. Otela, ma se sto sbagliando, black humor. Humor. Black humor, ma puttana di Eva. Ma se poi uno dice Gliscor e gli fanno pure l'applauso magari. Allora, black humor. Tu dici che lo black humor è comunque divertente, ma non lo è più se poi lo ripeti in continuazione. Perché proprio il black humor, secondo me, dà forza dalla repressione che viene data a quell'humor che non si può fare. Quindi se emerge troppe volte non è represso e quindi non fa ridere. Tu che ne pensi? No, non si, no. Allora, cerchiamo di mettere delle regole, va bene? Pezzo di merda, mi hai sentito? Sto parlando con te. No meme di Dario Moccia. Non meme di Dario Moccia. Arancia, scusa se posso chiedere un favore anche per rispetto nei confronti del secondo talent. Sì. Il LED che hai dietro lo puoi cambiare con un'altra lettera, per piacere, grazie. Perché? È una gigantesca N, cioè non va bene. Vabbè, ma è una. Ci sono tantissime parole che iniziano con N. Tipo negligente. Oppure? Tipo nitro. Nitro. Ma vedi, non ho capito. Mi stai polemizzando sulla parola randomica che utilizzo che inizia per N.
Ma la parola con N è una sola, sì, la N-word, viene anche detto, vero Legend? No, Meteor, beh, uguale. Ma dove, in quale sentiero impervio vuoi metterci per quanto riguarda questa sera, Dario? Benvenuti in una nuova puntata. Ma non era già cominciato? Va bene, ok, dai, cominciamo adesso. Spieghiamo al gentil Meteor e Aranciabella, che so, è ipovedente purtroppo, che cos'è questo... rubrica, perché tutti lo chiamano, cioè, format, questo rubrica, poi dico humor e humor, no, e sono perché un pezzo dire di format me. E poi mi soccorrendo. Ah, quindi allora, sì, cioè, la giustificazione. Allora, praticamente noi vogliamo scoprire chi si è. Oh! Maremma puttana! C'è bisogno di svegliare l'intera città di Pontedera, bro. C'è sì, bisogno. Ma sta aggiustando i pasulli. Vabbè, gli è caduta una cosa, porca troia. Ma che esagerazione, gli hai tirato un iperraggio. Ha deciso di cascare giù Vabbè, tu non giustificare anche gli oggetti inanimati, Meteor. È un oggetto inanimato. Va bene, va bene. Riusciamo a fare la prima domanda di questa intervista? Allora, no, dicevo, vogliamo scoprirvi perché ci piace lanciarvi, ecco. Ci piace molto capire chi siete, capire cosa c'è all'interno. Di che del vostro palinsesto. Sembrava un ano. No, all'interno del palinsesto. Eccetera, e poi certo perché sì, si lecca il palinsesto. Allora, Aranciabella, come mai partiamo da Aranciabella, come mai hai deciso di esordire su te e soprattutto cos'è che ti piace di più su poi no, io vorrei soltanto specificare che ti ha mandato a ti ha fatto il dito medio, non so se l'hai visto Aranciabella, se sei offeso puoi dirlo forte, fortissimo. No, no, perché devi parlare di Dario, Mario? Com'è? Non ho capito. Perché devi parlare male di Dario? Ti ha fatto un dito medio di faccia a faccia, Aranciabella. Ok, dici di no. Va bene, va bene. Quello che fa invece si mangia una... Oggi l'asilo, proprio. No, veramente, non ho mai visto un comportamento del genere. Se siamo dei bambini, quello la vedi che gli cade la faccia, che la fa diventare di merda a un certo punto. Vai, Arancia, scusa. Togliene, dai, togli magari bene, sono dai, io che lo sto interrompendo, vero ragazzi? Vai. Infatti stavo aspettando... Ma vai a fare in culo, vai. No, è un ospite! Vabbè, sì, Mario! chiedo scusa. No, vabbè, ma non devo fare una magia. Ma se n'è andato pure. Se n'è andato. Togli quella. Se n'è andato a Los Angeles perché era arrabbiato. Posso parlare? Ragazzi, vai, Dario, ma che c***o di momento è per fare una roba del genere? Dario, ho fatto un esorcismo, scusate. Datevi una c***o di calmata, Arancia, dove c***o sei finito? È tilted. Chi è Tilted? Parliamo in italiano qua. Pinacoli. Esatto, latina cultura. Con chi parla? Con me? Sì, con te, hai risposto male. Come ti permetti? No, parlavo... Comunque io... Con il grattacielo che è alla tua destra. Vabbè, lo fai parlare! Abbiamo anche il primo ospite nero del Talent Scout. È un onore per noi. Sono io o è lui? Lui. Palese tu. Okay. Ah no, scusa, io. Vabbè, ma vi conoscevate? Scusate, raga, ma vi conoscevate prima di questo? No. Io e lui? No. Perché? Gemelli separati dalla nascita. Sembrate già in confidenza, voi. Li hai presi a caso? A caso, sì, sono separati. Uno è... sta a Morvillo e quell'altro a Petar, mi pare. Quindi Petar non è una città reale, ragazzi, nel caso in cui ve lo steste chiedendo. Io vivo nella città di Menomme. Puoi cercarlo su Wikipedia, non esiste. Comunque è strano perché sembrate una bella coppia. Grazie, ti amo, sposami. No, fermo con quel braccio! Ma poi non era nemmeno da te, Non era un saluto fascista, Dario, gli stava tendendo la mano in segno d'amore, vabbè. Così va bene. Così ci sorreggi. Vabbè, fai rispondere a Ciabella. Esatto, vai Arancia, spiega un po' tutto, dai. No, io ho cominciato anni fa, però ho smesso, poi ho ricominciato, poi ho rismesso, poi ho ricominciato questa volta qua e mi piace parlare. Questa è la volta buona, si sente nell'aria, no? È la quarta volta che lo dico anch'io, magari prima o poi me ne convinco pure io. Comunque mi piace parlare di cose, mi piace litigare con le persone e poi fare pace e poi dopo crescere assieme. Che schifo. No, che schifo ad Aranciabella, che schifo a lui. Ma senti, Aranciabella, se ti faccio una domanda io, che è anche la mia prima domanda, è la mia domanda d'esordio in questo Talent Scout. Va bene, ragazzi, preparatevi, pezzi di merda. Arancia,
La prima volta non è andata bene. La seconda... La Ciccio Move. Gli stanno i ladri in terrazzo. C'hai i ladri in terrazzo. È la leggendaria MotoGP. È che ho fatto anche io teatro, Mario. Ah, sì. Sì, sì. Hai fatto teatro? Sì, sì. Poi ho smesso perché ho scoperto che l'hai fatto tu. Quindi... Ma sai che l'ho fatto pure io? Bello, vero, teatro. Poi ho smesso perché la maestra di teatro era una testa di c***o. Faccio pace con mia madre dopo questa live. E a... A posto. Stavi dicendo, Mario? Porca mia! Aspetta che si sta sfogando con un pezzo del muro del Berlino. Non c'è bisogno che... Mario! Dario, si vede il culo, per favore. Stai mostrando il culo in camera. Sei uno spettacolo raccapricciante. Fatto. Ma fatto che cosa? Sembri tu completamente fatto. Sono... Cosa è successo? Metro. Che è successo? Arancia bella invece no. Pantaloni, non ti dico. Il corriere è entrato e poi mi ha detto, guarda, le ciliegie sono il mio frutto preferito. Io ho detto, ma io... sono costernato, guardi, e poi mi ha dato un pezzo di polistirolo per cercare di raffigurare una ciliegia con una scultura di polistirolo. Gli ho detto, guardi, che non è il materiale giusto. E lui mi fa, lo so, ma non sapevo come farlo, se è di carta pesta. No, è passato questo... meno tempo di questo. Non avrete nemmeno avuto il tempo attimo. Di... Ma no, fatti i cazzazzi tuoi, veramente, Arancia. Ehi! Limitati a rispondere alla mia domanda. La mia prima domanda. Sono pronto. Ok, voi altri due siete pronti? Sì, signor capitano. Allora, Arancia. Oh. La prima volta non è andata bene. La seconda non è andata bene. La terza non è andata bene. Perché la quarta va bene? Dimmelo, perché se uno ha fallito tre volte e alla quarta dice che va bene, ha completamente capito cosa non gli è andato bene come streamer e cosa deve cambiare. Così fai un monito a tutti gli altri. Esatto. Come domanda, bellissima. Sì, allora perché penso che mi diano della pessima domanda, mi giro ed è vero. Vai. Non ruttare. Sì, allora, no, io le prime volte andavo in stream, giocavo, cioè andavo in stream principalmente solo per me stesso e non pensavo alla gente che era in chat. E poi la seconda volta invece ero solo per la chat e facevo solo le cose per gli altri, non per me stesso. La terza volta c'è stato l'esame di maturità. Questa volta qua invece lavoro, ho il mio tempo, ho speso un sacco di soldi, quindi sono anche in colpa per aver speso tutti questi miei soldi per questo desiderio, questo sogno che ho. E poi sono anche un po' più... Ho un obiettivo adesso, ecco. Prima non c'era un obiettivo, adesso sì. Joster. Si chiama Arancia Bella, la cosa più diversa da Joster della storia delle parole. Vai! A me piace Joster. Comunque... Certo. No, il mio obiettivo in questo momento è... fare... Allora, innanzitutto primo è creare una bella community, perché l'amicizia è bella. Ok, hai poi... Hai detto primo, no? Non c'è un secondo punto. Sembra che tu abbia finito il discorso. Sì, te lo sei scordato. Ci sei? Mi ero distratto a vedere... Vai, Mario, poi qual è? Bellissimo, Mario. No, veramente, mi piace... Voglio creare una bella community, voglio fare amicizie, voglio soprattutto... Scopare, diciamo, viva la figa! Non c'è bisogno che vi associate, ragazzi. Cioè, sei un buffone, sei un pagliaccio di merda. Ogni puntata è sempre peggio. Ogni momento che passa fa sempre il c***o che gli pare. Finiremo per fare l'ottantesima puntata e non ci sarà un secondo in puntata. Un secondo. No, qui deve comportarsi adeguatamente, perché siamo una coppia e se lui fa... Il matrimonio, ma siamo invitati noi talent al matrimonio. Viva la libertà! Evviva il maniscalco! No, è una spada. Ah, aspetta. È il momento che se lui deve prendere un martello dovete prendere anche voi qualcosa, no? Va bene, ho capito completamente. Tu lui è tornato e adesso lui fa la figura del coglione perché ha preso una cosa e nessuno ha più delle cose in mano. Cos'è quello? Dai, ma che cazzo sta succedendo, ragazzi? Abbiamo fatto una sola domanda, ragazzi. E una sola. Nemmeno più lunga? Dove fa gara? Dove fa pesce a pesce? No, ma questo però è di Bleach, fratello, eh? Ma di chi? Ma chi?
Quella lì di Bleach, fratello. Questa, ma secondo te è di Bleach? Oddio. Oddio, Naruto. Mega in basso. Scusa. Sei caduto in basso, se hai qualcosa di Naruto a casa. Allora, possiamo andare mi hai risposto, sei arrivato al primo punto della prima domanda, Arancio. Vorrei farne una anche a Meteor. No, comunque no, sul serio, voglio creare la mia community dove posso scherzare e divertirmi, perché ho avuto tanti problemi con i gruppi di amici che ho trovato fino adesso. Sono di Bologna la rossa. No, cioè, bravo, Dio, poi. Ascolta. Ma non è vero. Vabbè. Ascoltami, ma che problemi hai avuto con i tuoi amici? Allora, io diciamo che mi sono sempre attaccato al gruppo di amici che avevo da piccolo. Sono cresciuto con quelle persone lì, li voglio un bene dell'anima a quelle persone, però mi sono accorto che a cercare di essere accettato da loro, perché ero sempre quello più piccolo, diventavo una persona che non ero. E quindi mi accorgevo che ero un po' più me stesso e riuscivo a trovare un po' quello che ero da più cinno. Tu ne hai parlato ai tuoi amici di questo tuo malessere? Non ho mai avuto il coraggio. Ad alcuni sì, ma non a tutti. Come l'hanno presa? Il mio allontanamento? Alcuni no, il fatto capito che non ti sentivi più dentro al gruppo, che ti sentivi un pesce fuor d'acqua con loro. A qualcuno è dispiaciuto e hanno sperato che comunque il tempo curasse le ferite, diciamo. Io sono sicuro che comunque passerà del tempo e ritornerò a uscire con loro, però so che su internet posso trovare della gente che è più sulle mie linee. Ok, ti faccio una domanda un po' provocatoria, non la prendere male, ma non è che cercando delle persone su ti crei dei contatti virtuali che effettivamente però non sono del tutto reali, perché non hai conosciuto quelle persone ancora, poi magari ti ci trovi e non lo so, allora faccio un passo indietro. Però non hai paura che quei rapporti siano un po' falsati dal fatto che sei stato deluso dai tuoi amici veri e quindi cerchi rapporti virtuali che però tanto veri non sono? Perché guarda, sembra una domanda fatta apposta, perché l'altro giorno parlavo appunto di queste amicizie. Queste amicizie create su internet online, ho avuto anche uno scontro con uno che usa il VR, perché io ho estremamente paura di questa. Cioè, usa il VR, tipo chat VR per parlare con la gente e tutto, fare amicizia? Ok. Lui ha un mondo suo, vabbè, comunque non sto qua adesso a sindacare su. Ci siamo scontati perché io dicevo, io sono sicuro che ci sono un sacco di lati positivi su quello che fai, però cosa, sono anche risvolti negativi. Cosa avete da ridere? Non ho capito. No, che hai mandato a fare. Non si sa bene. Sì, sì, perché ho detto una particella pronominale e mi hanno detto che ho interrotto il discorso. Vabbè, comunque va. Avevi finito la risposta? No, alla chat. Non mi permetterei mai, a parte gli scherzi, come dicevi allora tu. Allora facciamo pace. Ok, ecco. Mettilo ecco in culo, mettilo no, in culo. No, è sempre culo, con quel di culo. Arancia, hai dato. Bravo, una entra dentro il culo. Hai dato una risposta a dir poco sublime. Che cosa succede, Meteor? No, niente, sto cercando di ricordarmi una tecnica che ho usato un paio di volte. Sembravi stupito di aver visto il tuo indice. Nell'iperuranio. Sì, no, io sono. No, ragazzi, se vi dico dove vivo io, porco giù, altro che altro mondo. No, dicelo, dove vivi? Latina. Ma ok, questa è uno degli avamposti del Duce, ex Littoria. Sì. Ma per tutte le cose dovevi parlare del Duce, non ho capito. Ma cosa ne pensi dei fascisti? Non mi esprimo, sono troppo circondato, sono sotto copertura. Tezzi, sei praticamente un bersaglio umano a Latina. Tu scherzi, io ormai ci scherzo, sono stato bullizzato come le peggio ma cose. Ma serio, perché no? Ma no, io l'ho presa a battuta, ma è vera sta roba? Sono mulatto, c'ho i capelli ricci, ma che scherzi, ero una palla da ragazzino, ma che scherzi, ma il più preso di mira. È la leccornia suprema per questa gente qua. Lasciamo perdere. Città da come l'hai vinta questa cosa, scusami? Non l'ho vinta, sono cresciuto. Quindi hai lasciato perdere, te ne hai fregato anche. No, non è che ci ho sofferto, ovviamente. Cioè, da ragazzino. Quanti anni hai ora, scusami? Adesso 19, ne faccio 20 fra un mese. Ok. E niente, l'ho passata, semplicemente. L'hai passata? Sono cresciuto. Con quali caratteristiche? 16 anni.
Beh, adesso diciamo mi fido un po' di meno della gente. Scusa se ti interrompo. Scusa, non capisco. Ah, ci sta. Con quali caratteristiche pensi che tu l'abbia superata? Cioè, se uno ti dice come l'hai superata, quali sono i punti cardine del fatto che adesso fa meno male, anzi lo puoi sopportare? Che magari con te sono gli stessi che ti danno come punto forza sullo streaming, su quello che vuoi fare qua. Beh, io sono uno che porta sempre rispetto agli altri. Cioè, io sono il pacioccone. Finché non mi rompi il c***o, io non rompo il c***o a te e così via. Il concetto è questo. Sono gentile con tutti. Diciamo, forse mi dedico anche troppo alle persone, no? Per come gira il mondo adesso e per dove vivo. Perché, diciamo che, tra l'infame e l'altro, un po'. Ci si morde la coda a vicenda. Però, diciamo... Forse l'ho superata anche essendo gentile con gli altri, perché alla fine, passando gli anni a prendere schiaffi a destra e a sinistra, io comunque mi comportavo come volevo, come ho sempre voluto, facevo semplicemente me stesso. Ti posso dare un consiglio? Un consiglio? Sì. Hai provato a, tipo, entrare nei carabinieri per poter giustificare il fatto di manganellarli? Ecco, no, è completamente sbagliata come cosa, chiaramente ridono perché è una battuta quella di Dario, non si entra nelle forze dell'ordine per picchiare e sfogarsi sugli altri. Una volta ci ho pensato, perché come punto di ritrovo per l'uscita in classe, stavamo davanti alla caserma dei carabinieri, una volta ci ho pensato. Però, dai, ormai acqua passata, ecco, anche una cosa crescendo ti pensi, vabbè, sono le stronzate che si fanno ai ragazzi. Ma non ho capito, che hai fatto? No, ci sono... Ci ha pensato, ho detto, io ho sofferto così tanto, poteva succedere a chiunque, non è successo solo a me, durante questi anni ho visto altri ragazzi soffrire insieme a me, da ragazzi si fa anche come magari fai la marachella di, che ne so, ti rubi le caramelle e poi fa lo stronzo con qualcun altro, può succedere, ci sono passato sopra. Ecco, io volevo incontrare proprio una persona come te per fare questa domanda. Secondo te perché ci sono sempre più preti neri? Sì, lo sapevo. Sapevo che non sarebbe stata una domanda. Non lo so, puoi chiedere a mio padre se lo trovi in Francia. Non so che dirti. Tuo padre sta in Francia? Sì. È un prete? Lui non penso. Guarda, per quanti figli c'ha, non penso proprio che sia un prete. Sa che sta con la mamma di Mario? No, non sta con mia madre. Non si conoscono i nostri genitori. Per caso tua mamma sta con un palo nero di 2 metri? No, dai, ragazzi. No, è alto 2 metri, pure lui. Okay, un palo nero in quel senso. Sì, ovviamente. Stavamo parlando del palo della luce. Va bene. Io lo sapevo che comunque, mentre lui stava raccontando la sua vita fatta di mentre subiva violenze eccetera, gli hai chiesto cosa dei preti neri? Perché ci sono così tanti preti neri? Tu non hai alcuna pietà della sensibilizzazione. Però poi tu sei il maestro che fa le domande, io quando ancora non l'ho finita mi dicono pessima domanda. È una cosa orribile. Arancia, non hai mai pensato, Arancia, che il fatto che i tuoi amici stanno facendo da te è per via degli occhiali? Oh, pezzo di merda, ci sono anch'io. Non ho sentito, c'era... Ah, c'era Mario, vabbè, ma volevo domandare Mario. No, vai, domanda tu. Vai, no, non è che magari è per gli occhiali, hai provato a cambiare occhiali? Sai che all'inizio ne avevo diversi, ne avevo ancora più orribili. Ah, dai, parliamo degli occhiali, forza ragazzi, bellissimo argomento, dai, lo sai, hai capito che... Vuoi vedere gli occhiali? Fammi vedere gli occhiali subito, per favore, buttali dentro, grazie. C'è un fetish per gli occhiali? No, c'ho un fetish per qualsiasi cosa sia in netto contrasto con quello che dovremmo fare in origine. Ma quanto che è lungo quel letto? Scusami, te lo chiedo. È un letto. Sta fianco al letto? No, ti giuro, mi è sembrato lunghissimo. Io no, è un letto normale. Sono io un nano di merda, sono alto 1,1 m, quindi tutto... Davvero? Sempre più alto. Fai vedere il pene allora, per vedere. Non farlo vedere, è uno scherzo. È ingrandimento. Comunque questi qua sono gli altri occhiali. Ma guarda che sai, ci stanno meglio, sembri più un serial killer, però... Sembri quello là, il figlio del... Però comunque più ragazzino. Tranquillo, non volevo dire nulla. No, dicevo che sembrava il figlio del Green Goblin di... Norman Osborn. Harry Osborn. Ho sentito fetish per gli occhiali, in realtà mia mamma fa l'ottica, quindi ho tutti gli sconti sulle... Buttala dentro un attimo, che voglio fare due domande. Ma pure io, se vuoi farmi il regalo. Chiama mamma. Mamma, aspetta un attimo, c'è una persona che tu conosci, Dario. No, c'era qualcuno dietro la porta che aspettava questo momento. Chi è? Oddio! Che c***o fai lì? Ma chi è? Ma non è possibile, sì, ma com'è possibile sta roba? Come c***o si chiama? È dai, mio fratello, dai.
Ma che ci fai? Avevi fatto finta di conoscerlo. Ma questo è il lui è venuto in Giappone con me. Ah, ok, è venuto in Giappone con te. Ma eri, eri dietro la porta, hai aspettato 30 minuti che aprisse la porta? Sì, sì, proprio quello che è successo. No, non avevi nemmeno una sedia, eri lì. Vabbè, chiama mamma, però voglio parlarci. Ah, sì, fai entrare. Fai chiamare mamma, dai, il volo. Fai entrare veramente tutti. Tanto non stiamo facendo niente. Quello controlla il cellulare. Dai, facciamo il cazzo che vuoi tu. Su, dai. Maestro, guardi i culi su Instagram. Come ti permetti? È la mia vita, no? Sono dipendente dei culi. Anch'io. Tetti o culo? Non ho un'idea. Io culo tutta la vita. Anch'io culo, fra. Culo tutta la vita. Io tette. Tette? Ma scusa, guardi i culi, ti garba le tette. Perché devo scegliere solo fra uno e l'altro? Perché non tutti e due, scusami. No, ma ti perché dovrei andare per difetto? Scusami. Mario, te? A me è culo, mi garba. Mario, i baffi. Bello grosso. Tutte e due, basta che sono grandi. Sia le tette che i culi. Mi piacciono le cose grandi. Mamma! Eccola qua! Benvenuta, signora! Come si chiama? Butta dentro le cuffie. Salve signora, benvenuta. Buonasera. Buonasera, come si chiama se posso? Madonna, cosa? Come si chiama? Come ti chiami? Scusami, per educazione. Educazione, rispetto. Innanzitutto, Barbara. Ciao Barbara, io sono Mario Sturniolo. Sì, ma un po' vi conosco tutti. Ah, ok, pensavo che mi stessi per demolire. Barbarona, ti voglio chiedere una cosa. Dato che fai l'ottica, no? Io sono molto affascinato dal design, eccetera. Qual è il materiale che va di più su una montatura? L'acciaio, il celluloide? Qual è il materiale che va di più adesso? Canapa, idealmente. La canapa. Tra i giovani ragazzini, metallo. Il metallo. Giovani, un po' meno giovani, celluloide. Tipo me, di trentenni tipo. Esatto, ecco. Sì, tipo, sì, celluloide. Invece giovani ragazzini, l'occhialino e tondino in metallo. Barbara, confermami una cosa o meno, perché io so questa cosa da un mio caro amico che è ottico. È vero che ci sono soprattutto nei paesini le signore un po' age che vengono in bottega, ti fanno tirare fuori 100 paia di occhiali per farti perdere tempo e poi non fanno un cazzo ma perdono la giornata? Sì. Sì. Ma tu le riconosci subito queste persone ormai o ti senti tradita? Sì, appena entrano. Ah, sì, capisci? Hai mai pensato di... Provo sgozzarle così queste vecchie. Sì. Vero Dario. Sì, però poi non si fa. No. Grande. Non si fa. Si pensa, ma non si fa. Ho saputo Barbara, almeno ho avuto modo di capire all'inizio che un pochino ci conosci. Quindi la domanda è: visto che tuo figlio vuole insediarsi in questo mondo, vuole un pochino vedere dove si è. Pippo la cifra! No. Grazie per le sub. No, è un utente, Barbara, è un utente ovviamente. Non è una dichiarazione, Barbara, chiaramente. Non pippa. Ma che sì, no, non chiamare nessuno. È un equivoco. Vabbè, fai la domanda. Volevo Barbarone chiedere. Barbarone è una donna di mondo. Non sì, ci sì, volevo chiedere a Barbara che cosa ne pensi che tuo figlio voglia continuare a perpetrare, nonostante magari la prima volta non sia andata bene, ma adesso dice che ha la motivazione. Che ne pensi che vuole fare lo streamer, vuole fare l'influencer? Che opinioni hai? Che no, beh, se ci riesce fa bene, perché no? Grande. Una mamma illuminata. La mamma che vorremmo tutti. Giovanile, forte, sveglia, open-minded. No, se ci riesce, io ho detto prova. Tu prova. L'unica cosa che gli ho detto, io non ti mantengo, tu fai tutte le... No, su quello siamo d'accordo, ma infatti così va benissimo. Lei è single? Questi servono. Signora. No, non è single, Dario, minchia, l'avessi detta io sarebbe chi è caduto il pianeta Terra, veramente. Ho capito, ma di dove siete voi, scusate che mi manca, lui latina e voi... Provincia di Bologna, ok. Ieri ho proprio detto il termine balotta, che significa in bolognese compagnia. Compagnia. Pure io sono stato a Bologna e frequentavo molto spesso Piazza Verdi. Che ne pensi, Barbara? Scusami.
Piazza Verdi, sì. Quest'altro c'è spesso, no no, va bene. Sì, ma Bologna è meravigliosa, è fantastica. E sembra che anche i bolognesi lo siano. La tua conoscenza, Barbara. Sì, vabbè, ogni mondo e paese si trovano i pezzi di merda ovunque, ma l'aria che tira è buona. Io ci ho vissuto un anno, l'ho amata. Soprattutto in stazione tira un'aria spettacolare. Oh, ma ci sono stazioni ben più pericolose, secondo me, della stazione di Bologna. No, ma non pericolose, non respiravo, sono arrivato in stazione, stavo morendo soffocato. Una domanda, signora Barbarona. Lei sembra veramente una donna di mondo, una donna illuminata. Dai, è con lei. Mi viene lei, non so. È un problema. Non insultate lui, che sbaglia. Massacralo, Barbarano, devi massacrare. Vabbè, ora stai calmo, metti un attimino. No, Barbara, ti volevo chiedere una cosa. Ti hai vissuto la Bologna, quella importante, quella accesa, quando incontri, quando c'erano le battaglie vere, no? In piazza. No? Purtroppo no. Okay. No, allora, diciamo che io... no, vabbè, siamo gente di paese e a parte quello io ho avuto, sono cresciuto in una famiglia abbastanza, come posso dire, privilegiata, molto tranquilla. Ah, tranquilla, ok. Molto tranquilla, molto... potevo anche far poco proprio, si andava poco in giro, sì. Poi mi sono fidanzata presto, sono sempre stata una brava ragazza. Ok, no, quindi mi niente Molotov dai carabinieri, ecco questo. No, è un po'... mi manca. Manca, ok. Va bene, io... Mario, hai qualche domanda? Io volevo fare delle domande di gruppo, perché essendo i due talent di oggi che non si conoscono, volevo fare delle domande a bruciapelo, ma in realtà voglio soltanto dire in maniera molto educata che porca la miseria lurida, abbiamo fatto due domande di merda, figlioli. Due domande di merda abbiamo fatto, non siamo riusciti a capire un di questa situazione. Quindi Meteor, qual è la domanda a cui vorresti sempre rispondere? Vai, così te la fai da solo pure. Ah, e no, rispondi da solo, dai. Rispondere. Sono etero. Ma non è una domanda. Ma che cazzo dici? Ma sai perché? Ma cosa? Perché ormai a Latina è pieno. Di cosa? Uno dei po' di cosa? Di LGBTQ plus OLED 55 pollici. Ma giustamente, questa è super offensiva. Giustamente. Ma poi non è da non te. Posso andare io? Ma che? Ma di che? No, resta qua, Barbara. No, resta qua, Barbara, resta qua tu. Resta qua, resta qua, Barbara. Mi raccomando. Mi raccomando. Sì, resta. Ma scusa, non mi torna. Scusa, hai rotto il cazzo perché dice che. Io non ho rotto il cazzo. Io l'ho detto una volta. Nota quello che ho detto prima. Se lo spammi. Non ho detto questo. Hai detto che ci sono i fascisti che ti rompono i coglioni e poi mi dice che è pieno di LGBT plus. Vabbè, domani buona Ugo. Vabbè, parlo di tue. E non vuol dire nulla. Sì, ma una cosa è una comunità che difende le minoranze e una cosa è una di che le opprime, Meteor. Cioè, no, però devo dire che ultimamente ci stanno abbastanza persone da me che ti rompono le palle. Ah, adesso palle. Ti prendi un freno a quello che dici, a palle, ho capito. C'ho un po' di blocco mentale, scusate, tranquillo, sono un po' stanchino. Semplicemente ormai, vabbè, la prendo anche un po' a ridere, bro, cioè ti prendo in giro se sei etero? No, però cercano di obbligarti a seguirli. Alcuni sì. Ma prendilo un bel nel culo, ma cosa fai? Ma subito, ma aspetta che vado un attimo. Vai, c'è a me che via, ce ne sta uno che fa paura. Open minded. Ecco, signora, sì, guarda, signora Barbarona, per esempio, come ti posizioni? Dai, usciamo da questa merda, forza. Come ti posizioni nei confronti della community LGBTQ+. Ok. Dai, Barbarona. Sì. Come ti posizioni? Sei favorevole? Sei favorevole a tutto, no, praticamente? No. Matrimonio gay, diritti civili, adozioni. Sei veramente un coglione. Adozioni gay. Il figlio gli ha dato, ok. Sì. Cosa ne pensi di questa community? Matrimoni gay, adozioni gay, sei a favore, sei un po'? Assolutamente sì.
mia madre, madonna. Qui la domanda sei single doveva essere risposta. Ma perché no? No, cioè, non capisco perché uno non dovrebbe essere a favore. Ma che cazzo dici, Dario? Sì, è vero. Questa tua domanda retorica, Barbara, è ancora più bella della risposta. Grandissima. Oh. Perché era retorica, vero? Non vuoi una risposta? Cosa? No, cosa hai detto? Finché non ti imponi sugli altri è giusto così. Sì, Meteor, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì. Ora ti mando, Dio buono, Emanuele Casto a casa con tutto il suo entourage, dai, si vede. Sì, sì. Beh, Barbarozza, ma se tu scoprissi Arancia Bella gay, a un certo punto arriva, mamma, guarda, io sono gay. Arancia come Bella è il nickname del figlio, ovviamente, sì, di tuo sappia. Figlio, Barbara, non so se... Sì, ah, sì, 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 ah, dai. Okay. Come la prenderesti? Allora... Forse subito mi stupisco perché non, per non averlo capito prima. Ah, okay, che carina. Però ecco, apri la porta e c'è lui ingroppato, no? All'improvviso. Cioè, è forte come immagine, no? Anche sì. Perché sarei io quello attivo. Vabbè, quelle sono robe vostre, sì, cioè, sì, ognuno dico, ha i propri gusti. E... Dovevamo per forza figurare il figlio della signora Barbara ingroppato, dovevamo figurare questa cosa. Va bene, comunque siamo, ci si parla sempre di anni aperti da queste parti, non ne posso più. Non voglio. No. Vabbè, insomma... No, credo che subito, sì, il fatto di non essermene resa conto prima... Cioè, mi sembra... Cos'è? L'audio dell'aereo. Mi rompe un po'. Capisco niente. Ma per una questione mia che da mamma penso dovrei che una subito. Se ne dovrebbe accorgere. Sì, 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 ti sentiresti in difetto. Ragazzi, forse, ecco, l'unica cosa che purtroppo mi dispiacerebbe un po' è credo che siano ancora... ci siano ancora troppi pregiudizi e quindi adesso in questo momento dovrebbe essere bello forte lui, cioè nel senso che secondo me purtroppo costerebbe contro persone ignoranti perché le chiamo. Cioè quindi avresti paura di questi ignoranti quindi? Sì, nel sì. senso che mi dispiace per lui che sicuramente sono consapevole che andrà a costare per forza contro qualcuno che... Anche se nello stesso tempo credo che più andiamo avanti, o almeno spero, che questo problema diminuisca. Ecco. Sì, sì. Speriamo. Lo speriamo. È ancora lunga. È ancora lunga quanto è lunga la vita di tutti noi uomini, secondo me, perché il comprenderci l'un l'altro sarà una sfida che non avrà eternità. Possiamo soltanto migliorare e mirare alla soluzione, ma la soluzione non ci sarà domani, ma domani sarà sempre più vicina. Le nostre vite, ragazzi, dove... Senti, ma vai a fare in culo, dai, ho detto una cosa giusta, dai, abbi pietà, pezzo di merda, non si sta capendo un c***o. Che cosa? Cosa hai detto? Costellazione, che cosa? Dai, dilla tutta, ho visto, signore Edith, è pieno di io che parla in siciliano per finta con la voce finta fatta dall'intelligenza artificiale, ed è colpa tua, vabbè, prendetemi per il culo, Barbara, io sono quello preso per il culo costantemente, sono quello che o viene offeso, poi non si offende perché è intelligente e poi dopo ti sei offeso, quindi sono in un loop temporale. Ma si forma il carattere così. Ma ce lo fai, già formato, Barbara, c'ho 25 anni, adesso voglio che mi lascino in pace, ce l'ho formato il carattere. Sento caudo. Mette mai di imparare. Mario. Che tra l'altro lo sento davvero, quindi me la tolgo, ma non perché ha detto lui quella cosa del sento caudo. Il nostro spirito è fatto di una costellazione di emozioni che solo gli altri uomini possono comporre. E no, a noi mancano delle piccole stelline che solamente col carattere altrui si possono compenetrare. Compenetrare, bellissimo verbo, complimenti per l'ingegno. Adesso non posso più dire qualcosa di profondo che viene subito ridicolizzato. Cerchiamo una morale in questa storia e chiudiamo. Che c***o vuoi? O cannolo con la ricotta fresca. Va bene, dai, cerchiamo di chiudere questa storia con una bella morale e con un bel messaggio di unione. E lo devi fare tu, pezzo di merda, perché non stanno aspettando altro. Vai, forza, muoviti. Amici. Ma chi vi conosce? Chi vi conosce? Fratelli e sorelle. Viva l'amore. Barbarona, sei stato
o raggio di sole che sarebbe capace di illuminare anche un universo ormai scoppiato, ormai esploso, collassato su se stesso. È toscano, certo? Sto coglione, eh. Comunque no, Barbara, grazie di aver partecipato a questa puntata di Talent Scout. Anzi, apriti un canale così distruggi tuo figlio. Aranciabella, comunque, no, scherzando, sempre con ironia. Aranciabella, grazie di averci presentato la tua super mamma illuminata, meravigliosa. Super. Anche, posso dire, affascinante e estremamente piena di... non è giusto, non è giusto. Possiamo dire piena di erotismo, perché questo è una mamma affascinante, quella che è. Perché ma sei completamente uscito fuori di testa? Ma vuoi chiudere sta puntata deficiente? Chiudi questa c***o di puntata, chiudila! Le avresti fatto un complimento, mi sareste saltati addosso, mi avreste mandato i carabinieri a casa soltanto con un complimento. E lui fa ridere. Ma siete completamente svalvolati di testa tutti quanti qua in Italia. Siete svalvolati di testa. Allora, comunque ringrazio ancora Aranciabella, ringrazio Romualdo, ringrazio la mamma, la Barbarona, e ringrazio ovviamente Meteor che si è un po' imparato. Sei così. Lì, cioè, ciao Meteor. Sono contento, ragazzi, io mi diverto, sono contento. Ma te, guarda, Meteor, come fai? Fai bene, a parte qualche frase, però per il resto... Ho espresso la mia opinione. No, chiudi quella bocca, Dario, per favore, chiudi quella bocca, veramente. Non hai rispetto. Sentiti libero. Tanto sono ancora sotto copertura qua a Latina. Io prima o poi manderò notizie quando mi troveranno. C'è una cellula dormiente di qualcosa, no? No. Vabbè, speriamo bene, eh? Nel caso c'è questo video come testimonianza. E grazie Meteor, grazie a tutti quanti ragazzi, e ricordiamoci sempre che un genitore insegna quello che si è portato nel bagaglio culturale durante la sua esistenza, ma solo il miglior figlio sa prendere questo bagaglio per aiutare il genitore a liberarsi un po' di questo peso. Grazie ragazzi. Ma oh, che cosa, ha detto la prima minchiata che gli è rimasta in quello strascico di c***o che ha accumulato in 40 minuti. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao, Barbarona. Ciao, raga. Non se ne parla, è sposato, sta babbiando. Ciao. Sta babbiando, ma se perché me ne vado, dai, vattene che me ne vado, dai. Ciao, chiudiamo. Ciao a tutti. No, devi spingere. Spingi un po', da. Spingi bene. No, volevo... Di, Arancia. Aspetta che non sento. No, ti sento. Ah, ok, non senti. Non sentivo io. No, Metro, anche te. No, ragazzi. Andatevene a fare. C'è un altro momento. No, dai, Arancia, dimmi. No, volevo solo dire una cosa, che sulla roba del teatro di prima... Che ho smesso teatro, ma è il mio più grosso rimpianto. Vai, ricomincia, che ci vuole? Il tempo e la voglia. Ma allora fai diventare Twitch teatro, come facciamo noi. No, non lo sparare. Vattene immediatamente. Stai sparando un per forza? Vergognati. Te lo giuro di no. Va bene, questo ciao, non capisco, ragazzi. Meteor che è rientrato per ascoltare e non dire niente. Ciao, buona serata. Dire, ciao. Scusate, tranquillo. Problema mio che non capisco. Non capisco io. Sono io che non capisco. Posso dire il mio più grande rimpianto? Io adesso a 20 anni sono 2 metri per 126 kg. Da ragazzino potevo mettermi a dieta, continuare con la pallavolo. Adesso chissà dove potrei essere. Giochi anche a pallavolo? Sì. Anch'io. Vabbè, siamo fratelli separati alla nascita, Barbaro, ma perché mi hai buttato via, Barbaro? Ma chi ti ha buttato via? Ma poi fate i pompini in privato, ragazzi, dai! Ciao ragazzi, comunque, ciao, fallo a pallavolo, per divertirti con i tuoi amici, è uguale. Fai la pallavolo. Facciamo tutti la pallavolo, ragazzi. Sì, ciao. Sì. Nota, ragazzi, grazie mille. Ciao. È sempre più deformato questo nucleo, sempre più deformato. Sono rientrati dopo che li avevamo salutati, molto strano.
molto strano. E ti sei divertito tu a prendere i pezzi di legno e a frantumarli col martello dopo aver fatto l'intervista all'esperto? Bel giorno per te questo, io invece prendo un sacco di merdate sulla testa. Ecco qua, non voglio guardare nemmeno quella clip, veramente siete stati vergognosi. Lui ci provava per finta, non sia mai con la madre, tutti a ridere, Danione sei il solito marfione, che bella comicità. Ci avessi provato io, le avessi detto signora, lei sa che è molto bella? Ragazzi, mi avreste dato del criminale. Siamo finiti che soffro anche delle cose che non vivo manco più io. Tutto sbagliato. Ti sei divertito? Ti vedo veramente divertito. Io sono molto stressato. Penso che faccio gli incubi stanotte. Dai. Dai.